Eleonora Giorgi ha fatto di tutto per partecipare alle nozze del figlio, l'attrice è da tempo malata, ma non vuole arrendersi. Negli ultimi tempi Eleonora Giorgi ha dovuto affrontare parecchie feste importanti. E ha voluto farlo con il sorriso sulle labbra, mettendo da parte le preoccupazioni per la sua delicata situazione di salute e le prevedibili angosce che contaminano il suo presente. L'attrice, vera icona del cinema anni 80 italiano, ha infatti prima assistito alle nozze del figlio primogenito Andrea Rizzoli e poi ha partecipato, giorni fa, al matrimonio del suo secondo ragazzo, Paolo Chavarro. Il 44enne Andrea Rizzoli, nato dal matrimonio fra Eleonora e l'editore Angelone Rizzoli, si è sposato il 2 maggio. Ed è stato accompagnato all'altare dalla sua splendida mamma. Alle nozze, Eleonora Giorgi è apparsa sorridente e serena, anche se era passato poco più di un mese dall'operazione subito per l'asportazione di un cancro. Lo scorso 26 marzo, infatti, l'attrice si era sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas. L'operazione era arrivata dopo un ciclo di chemioterapia abbastanza duro, come più volte testimoniato dalla stessa Giorgi. Ciononostante l'attrice ha voluto essere presente al matrimonio e vivere da protagonista alla bella festa organizzata per celebrare l'amore di Andrea Rizzoli, che in passato era stato sposato con Alice Bellagamba, con la make-up artist Serena Meriggioli. Eleonora Giorgi dopo le nozze dei figli, situazione complicata. Pochi giorni, e anche il secondo figlio di Eleonora Giorgi, Paolo Chavarro, si è sposato. Il matrimonio di Paolo con Clizia in Corvaia si è celebrato il 12 luglio in Versilia. La scelta della location da parte degli sposi andrebbe interpretata come una dedica ai genitori del ragazzo, Eleonora Giorgi e Massimo Chavarro, che si sono incontrati proprio in Versilia, a Forte dei Marmi, sul set di Sapore di Sale 2. E, dopo le due nozze, Eleonora Giorgi è tornata a parlare con la stampa della propria situazione. Chiacchierando con un giornalista di Nuovo TV, l'attrice ha ammesso che il suo stato di salute continua a essere non incoraggiante. «Vorrei poter continuare a restare accanto ai miei figli negli anni», ha detto l'attrice, resa celebre dalla sua bella interpretazione in Borotalco, di Carlo Verdone. «Sono un po' in bilico, in una situazione complicata». Parlando del matrimonio di Paolo, l'attrice ha voluto ricordare le parole pronunciate dall'altro figlio, Andrea, nel giorno della celebrazione. Sembra, infatti, che quel discorso l'abbia commossa, il mio primogenito ha pronunciato parole davvero sagge nei confronti degli sposi. Poi la promessa di Paolo mi ha fatto piangere. Alla festa c'è stata inoltre la sorpresa di Patty Pravo che ha cantato per tutti noi.